Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul, però è un mini haul perché ho comprato veramente pochissime cose. Sono passata da Tiger e sono passata al mercato orientale della mia città. Si chiama così perché oltre a tutti i prodotti occidentali vende qualche prodotto orientale, tipo frutta esotica, c'è il banco delle spezie, ci sono un po' di cose particolari, quindi si chiama mercato orientale, però in realtà in prevalenza sono prodotti occidentali. Io non so come fosse in passato, però io l'ho sempre visto con molti più prodotti occidentali rispetto a quelli orientali, però ha mantenuto comunque questo nome. Come vi dicevo, è un mini haul perché ho comprato veramente pochissime cose, proprio tre o quattro cose, però volevo mostrarvele in questo video, quindi comincio subito. Sono principalmente prodotti alimentari, tranne una cosa, quindi vi faccio vedere per prima cosa il prodotto che non è alimentare, così poi passiamo a quelli alimentari. Ho comprato questo fermaglio per i capelli, così leopardato, maculato, fatto in questo modo, e sono quelli che hanno la chiusura che si sovrappone, fatta così. Sicuramente hanno un nome particolare, ma io non so qual è, quindi ve lo spiego in questo modo. Sono quelli che praticamente si chiudono sovrapponendo le due parti. Serve praticamente per formare una coda, quindi raccogliere i capelli in questo modo e fare proprio la coda. Io lo utilizzo in casa perché quando sono fuori casa tengo i capelli sciolti, anche perché avendoli corti comunque non è il caso di legarli, però quando sono in casa preferisco tirarli su perché comunque è molto più comodo muoversi con i capelli legati, quindi in casa utilizzo questo. Passiamo adesso ai prodotti alimentari che ho preso da Tiger. Per prima cosa volevo assaggiare questi, che sono i cracker, questi qua, cotti al forno con farina integrale, con semi di sesamo, di papavero e di lino. E io questi li volevo assaggiare perché mi incuriosivano tantissimo. Devo dire che l'ho già aperti, l'ho già assaggiati, sono veramente molto buoni, quindi visto che li ho aperti vi faccio vedere come sono fatti. Sono dei cracker rettangolari, lunghi, fatti in questo modo molto molto sottili e hanno sopra tutti i semi di lino, di papavero, di sesamo. E sono veramente buoni, devo dire che come accompagnamento ad una pietanza o anche semplicemente come snack a metà pomeriggio sono veramente buonissimi. Poi ho preso una cosa che mi fa veramente allegria tutte le volte che ce l'ho in casa. Devo dire che io non ne vado matta. È una cosa che in realtà mi piace solo fino a un certo punto, ma mi piace molto l'estetica. E quindi io spesso li compro perché voglio proprio vederli nella mia cucina perché mi fanno allegria e sono questi qua. Questi qui fatti a girandola, fatti in questo modo. Questo è alla fragola e questo è alla Coca-Cola. Ho preso due gusti che comunque mi piacciono di più rispetto ad altri, ma come vi dicevo, li ho presi soprattutto perché mi mettono allegria. Sono cose comunque che mi sono sempre piaciute. A me piacciono anche quelli proprio enormi che ogni tanto si vedono alle fiere. Mi mettono allegria e mi piace vedermeli lì. Poi li mangiamo, quindi non li teniamo chiusi. Prima o poi vengono aperti, consumati. Però diciamo che il motivo per cui li compro è proprio perché mi mettono allegria. Passiamo adesso agli acquisti che ho fatto al mercato orientale. La prima cosa che ho preso è stata lo zenzero disidratato. Diciamo che in realtà sono entrata al mercato orientale apposta per comprarmi lo zenzero disidratato. Ho preso quello senza zucchero perché io lo preferisco rispetto a quello con lo zucchero sopra ed è una cosa che mi piace tantissimo. Se non l'avete mai assaggiato, tenete presente che è un po' piccante perché nel momento in cui arriva alla gola lo sentite che comunque è piccante. Quindi se non vi piace il piccante, magari non fa il caso vostro, ma se il gusto delle cose piccanti, insomma, vi piacciono, sicuramente vi piacerà anche lo zenzero. Io lo mangio un po' così, come se fossero caramelle, e devo dire che lo tengo lì nel cestino della frutta, magari ogni tanto dopo cena, anziché una caramella, mangio un cubetto di zenzero. Io ho preso quello a cubetti perché mi piace di più, ma esiste anche in scaglie, quindi diciamo di forma più allungata. Poi ho preso una cosa che non avevo mai assaggiato, ossia i kiwi disidratati. Sono già tagliati a fette
sono proprio i classici kiwi disidratati. Io non li avevo mai assaggiati questi. Devo dire che amo tantissimo la frutta disidratata, quindi qualsiasi tipo di frutta disidratata solitamente a me piace, a parte il mango, perché il mango non mi piace neanche fresco, quindi quello è un gusto che non mi piace, però tutti gli altri tipi di frutta comunque io di solito li apprezzo, li mangio volentieri. I kiwi disidratati non li avevo mai visti, non li ho ancora assaggiati, però li ha assaggiati mia mamma che oggi pomeriggio è venuta a trovarmi a casa e ha assaggiato una fettina di kiwi disidratato e ha detto che sono molto buoni. Io in quel momento non ne avevo voglia, quindi non li ho assaggiati, però sicuramente stasera dopo cena credo che li assaggerò, ma mi fido abbastanza di quello che ha detto mia mamma perché più o meno abbiamo gli stessi gusti, quindi se a lei sono piaciuti probabilmente piaceranno anche a me. Questi sono gli acquisti che ho fatto, come vi dicevo sono veramente pochissime cose, ho speso pochissimo e ho comprato proprio due o tre cose che però mi faceva comunque piacere avere in casa. Fatemi sapere nei commenti se anche voi amate la frutta disidratata perché sono curiosa, perché è una di quelle cose che non tutti apprezzano e di cui secondo me si parla anche abbastanza poco, perché si parla tanto di frutta, quella normale, diciamo, quella non disidratata. Ma la frutta disidratata viene nominata poco, secondo me, quindi fatemi sapere nei commenti se la apprezzate oppure se non vi piace. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.